piccolo, cioè è andato in Sicilia 6 volte nella sua vita Andreotti, ha fatto soltanto il sottosegretario, il ministro, il presidente del Consiglio, lo processano a Palermo. Com'è possibile? Cioè non è il capocorrente dell'ultimo mafioso, è un leader democristiano che ciociaro che sta a Roma e lo processano a Palermo. È la stessa cosa di Trani, cioè quello che non piace dei magistrati è che mentre un delinquente può violare la legge e violarlo conoscendolo, il magistrato la conosce. E quindi, siccome io conosco Capristo, che li conosco tutti uno per uno, che ha processato anche me, poi vi dirò perché, uno che fa da 30 anni il procuratore capo a Trani, anzi da 20 quanto lo fa, e saprà cosa gli compete, no. Avvia un avviso di garanzia a Berlusconi per una telefonata contro Santoro, che può essere esecrabile sul piano del gusto, ma è assolutamente normale e logica. Con un'intercettazione abusiva, perché Berlusconi è un parlamentare, senza chiedere l'autorizzazione, lo avvisa e dopo 5 giorni si accorge che non è competente. Cioè si accorge che è competente il governo dei ministri, cosa che sa un bambino che è iscritto al primo anno di legge, che evidentemente se esiste un reato si consuma a Roma da parte del Presidente del Consiglio che fa un reato ministeriale, che non è che l'ha fatto perché non gli piacevano i filmini che mandava Santoro, quindi non era un problema di gusto estetico. Ora, il Capristo fu quello che arrestò Pinto. Vi ricordate il nome di Pinto, quello che sarebbe stato l'incendiario del Petruzzelli, poi fu assolto ovviamente, ma fu arrestato in questo modo. C'era un malato di AIDS che era suo amico, che conosceva i suoi movimenti. Capristo va a trovarlo, lo interroga e gli dice: cosa ha fatto quella sera Pinto? Questo ha risposto: E dove è andato verso le 9? E cosa faceva quando vi siete salutati? Arresto per Pinto. Al quarto muggito, arresta, quello poi è morto, e io ho fatto questa mimica con Taradas, mi ha querelato, quindi hanno assolto. Ma Capristo, sapevo già il livello di pensiero che poteva esprimere. Ora, in una situazione come questa, nella quale nessuno sa fare il suo mestiere, è evidente che siamo di fronte a una assoluta incertezza. E quando io mi trovai a iniziare la mia attività politica con questa prepotenza giudiziaria, che anche di fronte a reati veri, rendeva, ve lo posso garantire, Filitteri e Tognoli, due persone relativamente oneste e gentili, due lebbrosi che nessun collega voleva vedere, e da lì metastasi, 276 avvisi di garanzia, ma parlamentari, di cui più della metà finiti nel nulla. Beh, questo mi pare che sia stato un attentato così forte che siamo ancora intontiti da quello. E Berlusconi ha reagito, avendo forse più capacità strutturata, anche con, perché Derita ha spiegato queste cose in maniera chiara, indicando i crimini di Craxi non come crimini, ma come necessità di corrispondere a una politica della mediatizzazione con insufficienza di finanziamenti, per cui cercava di farsi spazio tra i due blocchi comunista e cattolico, e l'ha pagato, come l'aveva pagato per lui Verdiglione. Ricordate il caso Verdiglione, che non vi racconto, ma che fu un altro caso di uno a cui è stato fatto pagare di non essere né di una famiglia né dell'altra. Berlusconi è riuscito a resistere perché non gli mancava il denaro e neanche le televisioni per tentare di contrastare, ecco la mia funzione in quell'epoca, questa ondata criminale rispetto ai valori di civiltà che i partiti rappresentano. Ma contemporaneamente io nelle Marche facevo una partita che era extrapolitica, e se una ragione c'è stata del mio essere qui è stata di far vedere che San Severino, con consapevolezza che i cittadini hanno assunto, era una grande città d'arte. Una percezione che non gli era evidentemente chiara, ma posso dirvi perché non gli era chiara in un paese prevalentemente agricolo, perché contemporaneamente io in televisione raccontavo la bellezza di Cosenza, era l'89, e per dirvi come io sono stato, ancora lo riconoscono i cosentini, quello che ha fatto rinascere un centro storico meraviglioso, dove abitava De Sanctis, dove tutte le case sono ancora in piedi, dove nessuna ristrutturazione ha alterato la fisionomia di quel borgo, vado a fare una conferenza su Veria Mannelli nell'89, vedo un medico di Lamezia e dico: domani accompagnami che andiamo a vedere il centro storico di Cosenza. Dice: ma non esiste, è una città moderna. No, risulta dalla mia guida del touring che c'è un centro storico. No, assolutamente. Il giorno dopo si presenta con un binocolo e una macchina fotografica come un esploratore per andare nella giungla e ci avviamo in un centro storico meraviglioso in cui c'era un solo abitante, talmente abbandonato e neppure popolato come poi sarebbe venuto da extracomunitari o da quelli che hanno occupato spesso, come la Pigna di Sanremo, aree bellissime perché abbandonate, era esterefatto a scoprire che c'era una città storica. Nell'89 non si sapeva, non sapevo cittadino di Lamezia, che esisteva il centro storico di Cosenza. E nel 90 San Severino era una bellissima città nota a
cinque turisti che c'erano passati senza che ce ne fosse. Quindi è stato importante che io quella percezione facessi crescere, come quando Winckelmann arriva a Pestum e fa vedere che quelle pietre sono in realtà la Magna Grecia, non sono soltanto il luogo di pascolo, di pastori e di pecore, 1758. E così chi arriva da fuori questa percezione fa crescere, e poco tempo, anzi molto tempo dopo, quando stavo ormai andandomene, mi ha intercettato il sindaco di Caldarola, bravo sindaco, che mi ha fatto fare una serie di iniziative a Caldarola impressionanti, perché se in un paese di 1700 abitanti arrivano 70.000 visitatori, vuol dire che quello è un indice economico importantissimo, come ha indicato Galbraith, che dice che il PIL, se aumenta in Italia, aumenta per la quantità di bellezza che è tipica dell'Italia. Ora, io ve lo posso dire con tutta sincerità, sono stato nella maggioranza e nell'opposizione in Parlamento con molti governi, non ne ho mai forse votata una, perché da Andreotti a Ciampi, a Berlusconi, a Dini, a D'Alema, a Berlusconi, a Prodi, a tutti quelli che sono venuti, nessuno, dico nessuno mai, ha messo una riga che riguardasse il patrimonio artistico dell'Italia. Mai. Quando io ho introdotto, per un discorso dello sottosegretario di Berlusconi, la Fenice e il Petruzzelli, lui li ha sostituiti con il Ponte di Messina. Ora, il Ponte di Messina è un'opera che ha un suo significato, ma io gli ho detto, guarda, io non ti capisco, poi vista l'età che hai, tu lo vedrai in orizzontale il ponte, non il ponte, cioè, nel senso che non sarà pronto, non starà più niente. Ora, in questa tragedia di mancanza di consapevolezza, le Marche sono la regione in cui la sorpresa, quella che io ho chiamato in un libro L'Italia delle Meraviglie, è talmente straordinaria che non c'è un territorio che non sia intatto, non c'è un luogo da Offida a Cupramontana, a Senigallia, dovunque tu vada, dove tu non abbia ragione di sorpresa, anche per il patrimonio privato, a Iesi, dovunque. E tutto questo però è tenuto come se fosse un segreto. È meglio non farlo sapere, è meglio non dirlo, è meglio che il governo non se ne occupi. E quel pannella, memorabile per tante antiche battaglie, con la sua fida Sancia Panza Bonino, ha fatto la cosa più grave che si poteva. Sapete che il cittadino odia il palazzo, Pasolini gli do il palazzo, il potere, quindi tutti rubano, ladri, mafiosi, eccetera. Quindi appena gli dai l'arma, il cittadino cancella il palazzo. Diamogli la possibilità con un referendum di cancellare il Ministero degli Interni e quello degli Esteri. Il referendum vince e si cancellano i ministeri. Lo dico perché è capitato. Pannella ha chiesto e ha ottenuto l'abolizione del Ministero dell'Agricoltura in Italia e di quello del Turismo. L'agricoltura non poteva morire, era faticoso ucciderla, è diventata politica agricola ed è rimasta, vedi, Zaia. Il turismo è stato cancellato, dato alle regioni, con competenze poi guidate dal titolo quinto della Costituzione, e il governo non ha nessuna potestà sul turismo. Siccome poi Berlusconi è uno sveglio intelligente, quando va a un rompicoglioni, le dà una cosa importante che non c'è, dice, arriva la Sant'Anchè. Sant'Anchè, sapete, è un fenomeno di turbamento della civiltà, insomma, è una iattura divina, una specie di tempesta. Però a un certo punto bisogna dargli un sottosegretariato. Sai che facciamo? Lui ci pensa, mentre io ti do il sottosegretariato all'attuazione del programma. Il programma non c'è, l'attuazione non c'è, il ministro si chiama Rotondi, che uno che non è mai, forse non esiste Rotondi, le ha dato, e in questo modo la consolata lei può fare la sottosegretaria con i suoi taglierini. L'altra, ancora più tenace, è quella che ha cominciato fin dall'inizio, era la Brambilla. E questo, come non dare un sottosegretario alla Brambilla? E subito le dà un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che è quello che Rutelli aveva sapientemente inteso poter legare al turismo, fece con me con la nostra Di Mantegna, perché essendo intelligentemente Veltroni e Rutelli, benché non laureati, quindi predestinati a fare i ministri, come ovvio, naturale, no? Se uno non ha nessun titolo diventa ministro, e i genitori dicono, vuoi fare il ministro? Per carità, non andare a scuola, non studiare, che tu non diventi laureato, che tu non ti fai fare il ministro. E lui, essendo però sveglio, perché è un ragazzo imparato, poi c'è la Palombelli che glielo dice, si è accorto che era ministro della cultura, come Veltroni, che è sempre meglio che, anche se è un ministro di terza serie, però quelli rozzi come Tattarella e Rotoma, intelligente, come Maroni, erano vicepresidenti del Consiglio, avevano gli interni e le comunicazioni, cioè i ministeri pesanti. Quindi più quando arriva Veltroni fa il bullo, diplomato in cinematografia, e si prende il ministero, e quindi crea un rapporto tra vicepresidenza del Consiglio e il Ministero dell'Agricoltura.